altre cose dentro, chiaramente. Io ho voluto lasciarvi un piccolo ricordo, un gioco che facciamo tra noi, un paio d'anni. La sua breve frase è diversa per ognuno. E quindi voi ve la leggete, la tenete di ricordo, ve la portate nel vostro cuore. C'è un ultimo avviso che volevo dare, che dopo messa ci sarà fuori sul piazzale della chiesa un momento conviviale per tutti, offerto dalla nostra Pro Loco. Questo vuole essere un ringraziamento che tutta la nostra comunità fa a Don Severino per il suo servizio. Gioia, io ho conosciuto
tutti voi. Il Signore ci ha messi sulla stessa strada per un tratto del nostro cammino. Ma qualcuno si chiede perché? Il perché lo sa il Signore? Però siamo stati un po' insieme. È stato molto utile per me e bello. Voi mi avete accolto come io sono ed ho imparato tanto dalla vita stando con voi. Con voi ho vissuto l'esperienza di una comunità unita per affrontare le prove e al servizio di tutti. Ho cercato di conoscere voi avete cercato di conoscere me. E vorrei proprio allora in questo momento stringere la mano di ciascuno di voi. Prima voi cercate di salutare me, così io cerco di ricordarmi di voi, ricordare i vostri nomi, le vostre voci, il vostro volto e davanti al Signore ogni giorno con la preghiera. Ognuno di noi è qualcosa di speciale, una parola che Dio dice una volta sola. Ognuno di noi è come piccolo pezzo di un puzzle, una tesserina. Cioè, se non c'è, manca, c'è qualcosa di vuoto che manca. E per comporre insieme il volto di Cristo. Siamo tutti figli di Dio, eppure siamo tutti diversi e originali, ognuno con le proprie caratteristiche e i propri doni. Per la bontà di Dio, io ho ricevuto tante grazie in questo anno con voi. Da oltre 52 anni come sacerdote annuncio la presenza di Gesù. E ancora vi dico, Cristo ci interessa ancora. Volevo fare un regalo a ciascuno di voi. E ho pensato a quello che avevo nel cuore. Ci sono tante frasi che a me hanno fatto bene, che hanno aiutato, sostenuto nella vita. E ho scritto in qualche bigliettino. Dietro c'è anche il numero di telefono, così possiamo rimanere eventualmente collegati. Con voi ringrazio il Signore del bene che ci vuole e come ce lo manifesta. Grazie a tutti per la vostra simpatia, per le vostre preghiere. Vi auguro di accogliere il nuovo parroco, Don Marco, con animo aperto, in modo che lui possa operare serenamente con persone disposte a collaborare per il regno di Dio. Il Signore vi accompagni sempre con la sua benedizione. Ma si vede che non sei il padre.
Thank you.